Ragazzi, ciao ragazze. Allora, vi faccio vedere lo SWAT alla spesa se lunga. Questa volta l'ho fatto online, per cui vedete tutti questi sacchetti. E come vedete, ce n'è tanto, perché ho fatto un bel po' di spesa. Ho speso 200 euro qualcosa, per cui adesso vi faccio vedere la mega spesa. La mega spesa e che cosa ho comprato. Per cui faccio veloce, sennò si squaglia tutta la roba. Allora, iniziamo da questa, che è l'anguria. Ho preso, è un po' difficile. Allora facciamo così, se no cade. Ok, comunque anguria, la perla, 7,78 euro. Questa qua. Poi i cornetti, questi qua l'albicocca, perché quando faccio colazione veloce le metto già, le preparo già, così sono già pronte, posso fare la colazione veloce, per cui ho preso questo. Gli spinaci, queste qui a sfoglia. Vado veloce perché è tanto la spesa, ne ho presi due pacchi. Poi ho preso il cornetto semplice, uno all'albicocca, perché sono tutte e due diverse. Le verdure grigliate. Altre verdure grigliate diverse. Poi questo qua, fagiolini e patate, fatto così. E questo è. Questi sono tutte le cose che vanno nel freezer. Aspettate che li metto nel freezer perché sennò si squagliano. Allora, in questo sacchetto abbiamo i finocchi, che non ho capito con cosa l'hanno sostituito. Che palle, io odio i finocchi. Bene, comunque questa. La mortadella a 2,72 euro. Pensavo che era di più, invece ce n'è poca. Se sapevo ne prendevo di più, solo che è la prima volta che faccio la spesa online e infatti anche il prosciutto 3,65 euro, però è poco. Prossima volta ne prendo di più. Io l'ho preso 152 grammi, boh, vabbè, per adesso sta così. Poi ho preso il pane, questo qua, 1,59 euro. Ne ho presi due. Poi ho preso lo spezzatino di tacchino, che questo scade emulato, non c'è scritto, in teoria sì, c'è scritto il 28, spero di no, perché sembra un po' da vedere, un po' nera. Poi ho preso due di queste, due pizze alle verdure grigliate, 3,63 euro. Per il lavoro ne ho presi due, uno per me e uno per il mio compagno. Altro pane, quanto cavolo di pane ho preso non me lo ricordo, comunque 1,79 euro. Ricotta di pecora, questo qua 4,95 euro. Altra ricotta, però mi sembra, ah no, ma mousse di latte. L'ho preso per provarlo, 2,90 euro. Formaggio di capra, 2,55 euro, questo qua. Gli hamburger adulto, questo 5 euro, diciamo che è un po' tantino, da consumare entro il 3 di luglio. Vabbè, comunque questo.
Poi passiamo un altro sacchetto. Faccio a pezzi così almeno li metto anche nel frigo perché sennò ciao. Allora, in questo sacchetto ho preso il polipo 15,45 da consumare l'uno, ma tanto lo congelo per cui va bene. Poi, in questo sacchetto qui ho preso il tortillas per provare questo. Sono fatte così, tomino, questi, questo lo volevo provare, questo qua dalla novità di Galbanino, ecco, lo sapevo che cadeva qualcosa, mozzarella di bufala a bocconcini per provarla. Poi ho ripreso questo che mi è piaciuto. Questo qua è una novità con panna ricotta, molto buona. E poi ho preso anche questo qua spalmabile con panna da provare. Scusate se vado veloce, ma allora questo mi sembra che è in omaggio perché ce l'ha dato in omaggio. Questo qua formaggio snack. Mozzarella scamorza, questo qua è buonissimo per quello che l'ho voluto prendere. Altro formaggio che questo è anche buono e mi trovo, mi piace. Ho preso due, poi per provare ho preso la feta, questa qua, sempre per provare la puccia, che non è una novità, e ho detto boh, proviamo, vediamo, della Mulino Bianco. Poi il gorgonzola, altre tortiglie sia diverse da provare. Volevo provarla con la carne a vedere se vengono buone. Galbanino, questo qui. Poi mozzarelle, ovviamente due pacchi. Fatto così. Poi passiamo. Questo sacchetto qui, scusate, ma ok. Allora, ho preso le patate, queste, vedo due ne ho presi. Una confezione di pesche, c'è una cassetta, questa qua. Poi ho preso il crodino, uno rosso e uno arancione. Questi qua che erano di più. Questo non so cos'è. Ah, ok. Ho preso non mi ricordo più cosa avevo preso. L'Aperol, questo qua, dato che non abbiamo alcolici, allora l'ho provato per fare l'aperitivo. Ho preso questo. Due di bagno doccia alla felcia azzurra. Ho preso sia questo che ovviamente un secondo. Questo qui. In questo sacchetto c'è rollini di gocce di cioccolato, lo volevo provare della Smart che costavano di meno. Sempre biscotti Torlellucci, questi sono molto buoni. Poi, dato che era in promozione, ho preso anche questo dalla Balocco, anche questo è buono. Poi, ah, ma ho preso la coca piccola. No, non ci credo. Io odio fare la spesa online perché poi dopo, talmente faccio veloce, questo risultato, ho preso la coca piccola. Che questo va bene per il lavoro. Vabbè, amen, ormai l'ho presa. E niente, ho preso questo. Il tè, questo invece
è giusto. E ho preso il tè alla pesca, questo qua. Poi qui ho preso l'insalata, questa qui, ne ho presi due, l'insalata, ho preso il bufan grattato perché non si sa mai per le polpette, così mi serviva, aglio, i pomodorini, questi qui, piccolini, ne ho presi due. Poi cipolle dorate, ho preso il melone perché ormai è diventato, tra melone e l'anguria, è quello che preferisco di più, anche se preferisco di più l'anguria, ma vabbè. Altre patate, poi ho preso questi ma perché? Ho sbagliato di nuovo, ho preso quelli più piccoli invece di prendere quelli più grandi. Bene, tè alla pesca, ne ho presi mi sembra 6, ho preso questi, tutti alla pesca, facciamo così, vede? Ne ho presi un bel po', ne ho 6, ne ho presi, ho sbagliato anche, ah vabbè, i succhi per il lavoro, alla pesca, ovviamente pesca perché io preferisco la pesca, ne ho presi 3-4 mi sa, 4, per cui per un po' sono a posto. Altra alla pesca, ah no, sì, c'è sempre la pesca, 2 Coca-Cola, ovviamente quelle sempre di 1 litro. Per fortuna ho preso anche queste. Poi ho preso qua la Fanta, sempre di 1 litro mi sa, sì, questo qua. Poi questo sacchetto, le patatine, queste, altro sacchetto pane, faccio la collezione del pane adesso, madonna, che cosa ho combinato, so solo io, comunque altro pane a voglia, questo lo posso fare il panino a volontà. Poi pollo, petto di pollo, 7,41 euro. Le banane a 2,13 euro, queste qui. Altro sacchetto che ho andato. E poi la lattuga, questa per i conigli, 89 centesimi. Allora, a parte il casino, credo che non so quanto è durato sto video, ma vabbè, certe cose le ho sbagliate come sempre, e niente, questa è stata la spesa, la mega spesa, prima volta che ordino online, ho speso 200 euro, e non lo so, diciamo che è più comodo quando non riesci ad andare tu direttamente, allora ordino online. Poi scegli il giorno e ovviamente ti porta la spesa in casa, per cui io ho chiesto se me la lasciava dentro la porta e me l'ha portato. Per cui direi buono. Ah, io ho fatto l'S lunga, non so se ce ne sono altre parti. Ok, non c'è niente, non ho nient'altro, c'ho solo queste. Per cui direi che per adesso siamo a posto. Fatemi sapere se anche voi acquistate online, se voi l'avete fatto. Questa è la prima volta che l'ho fatto. E non lo so. Dato che la prima volta non è male. Diciamo che è molto molto comodo appunto quando non riesci a fare te la spesa, che hai problemi eccetera. Per cui niente, questa è stata la mia mega spesa dell'S lunga. Detto questo, chiudo il video perché non so quanto è durato.
Noi ci vediamo al prossimo video. Se volete farmi delle domande, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!